l'istituto e poi quello cittadino, e poi la classe che ha vinto anche come creatività, originalità, utilizza un tema scelto, immediatezza della comunicazione, stile di presentazione e relazione con i requisiti richiesti. La giuria era composta da Lucia Di Stasi, professoressa, professoressa Marina Casamassima, Gianni Quinto, assessore dello sport, Paolo Pinnelli, giornalista della Gazzetta dello Sport, Bartolo Carbone, giornalista del Campanile, ce l'abbiamo anche qua, che lo sa web, e poi anche c'era il giornalista Savino, giusto? Che fa tutto, riprese, e il factotum del factotum. Allora, e praticamente hanno assegnato la, diciamo, la classifica didattica alla quarta PM, che ha vinto anche il torneo di istituto e che ha partecipato alla Super Classe K, che era un altro torneo ancora a livello provinciale. Abbiamo qui tutto il punteggio che poi faremo, recapiteremo tramite email a Bartolo Carbone, che lo metterà sulla casa web. Qui abbiamo tutti i risultati, punteggi acquisiti, eccetera. Quindi poi decreteremo la vincitrice degli altri due tornei. Però per quanto riguarda il torneo cittadino, vince il liceo scientifico, il triennio, però come triennio vince il liceo scientifico, quindi ritira il premio o il capitano, no, il capitano con il professore. Quindi chiamo qui vicino a me per le premiazioni i genitori, il professore viene, la mamma di Mauro Lagrasta, il fratello, la moglie, la figlia, no, sono qui presenti i parenti di Mauro Lagrasta, qui intitolato, lo conosciamo tutti, che era il nostro mister, oltre che essere un amico. Sono sempre emozionato. Poi abbiamo anche gli attestati da consegnare, gli attestati lo stesso Mauro Lagrasta, diciamo come da voi il nostro ispiratore. Allora, abbiamo qui il presidente della provincia, Francesco Vendola, e anche l'assessore allo sport di Canosa, Gianni Quinto. Poi abbiamo anche la cognata di Mauro. Puoi venire, Maria Antonietta? Perché siamo tutti, anche l'assessore, il presidente. Vabbè, non conoscete i trascorsi del presidente, ha giocato nel Canosa Calcio, per chi non lo sa, e ha giocato anche con Mauro, quindi chi più di lui. Allora, adesso consegniamo la coppa come primo posto al liceo scientifico, consegna alla mamma, al capitano, un applauso. Oh, e le medaglie le consegna il presidente della provincia. Oh, consegna al professore. 7 medaglie. Oh, ragazzi, metti a prendere medaglie. Sei stanco? Dai, dai. Dai, lo zitto, dai, non vergogna. Invece gli attestati li consegna l'assessore allo sport Gianni Quinto. Il liceo scientifico è arrivato terzo come biennio, quindi l'attestato come terzo posto. Al professore sempre. Di Muro è una promessa del calcio, eh? Allora, l'attestato come terzo posto, professore, per il biennio. La classifica canoniere è stata vinta sia per il biennio che per il triennio, sia quel torneo cittadino che quello di istituto, dalle solite due persone stesse. Quindi Casamassima e l'altro è Fiore.
campioni di seconda DS. Loro hanno vinto, quindi il liceo si può stare ancora alle altre premiazioni. Hanno finito le altre premiazioni. Poi l'attestato all'arbitro di tutte le partite, tranne il mercoledì che andavo io, era Benedettini. Allora. Allora, uno è il perlonatorio dove abbiamo giocato, me lo porto io perché non è venuto Don Michele, e Maria Antonietta consegna a me. All'oratorio padre Maria Antonio Lussito, perché ci ha ospitato, è stato abbastanza gentile. Grazie. E chissà se, spero che in futuro voi possiate capire perché mi sono comportato in quel modo. Però era d'obbligo, anche perché sono partite dedicate a un grande amico e poi è di un gioco calcio, a fare questo gioco. Questa è una cosa essenziale. Poi ha sempre promosso lo sport a Canosa, il nostro presidente del pomeriggio, diciamo, con la preghiera di continuare ad essere un uomo di sport, come sempre è stato, ed è quello che abbiamo detto, è il giocatore della cosa. Io sto aspettando gli altri, aspettiamo che finiscono le partite. Ci siete voi? Allora, torneo di istituto. Ed è stata la classe che poi ha vinto anche la classifica didattica, e abbiamo letto chi sono stati i giudici, quindi ha vinto la classifica didattica, è andata Dante a giocare nelle fasi provinciali e si chiamava Fuori Classe Cup. Quindi abbiamo accompagnati noi ad Andria, hanno giocato, hanno visto che cosa significa e quali erano i criteri per poter giocare alla Super Classe Cup. Quindi un applauso alla classe che ha vinto sia un torneo che l'altro. Quindi diamo un premio alla quarta BM come prima classificata. Facciamo premiare la moglie di Mauro. Clouds I see love shine, it keeps me warm as life grows cold. Siamo a medaglie, gliele facciamo dare stavolta l'assessore allo sport, le medaglie. Bravi ragazzi! La terza classificata per il triennio nel torneo cittadino è stato l'istituto Archimede di Barletta, Riccardo Verderosa. Gliel'abbiamo già consegnato quel giorno, abbiamo dato tutto perché non poteva venire alle premiazioni, quindi c'era anche la storia di Barletta, quello che il giornalista che parla di noi, esprime di noi, appassionato di sport. Voi avete mai visto i libri del Canosa Calcio, il ciclismo, Savino? Loro sono stati gli artisti. Allora, la
prima S ha vinto il torneo d'istituto e è arrivato secondo nel torneo cittadino. No, contrario. Primo nel torneo cittadino e secondo nel torneo d'istituto. Due coppe. Quindi venite tutta l'altra. Come secondo posto premia Don Michele Marcante. No. Sempre a loro, cosa pure. E li ha testati. Gli attestati. Faccio votare alla mamma di Marco. E secondo classificato degli altri tornei. Premio Fair Play e dove sta Davide? Sembrerà un controsenso perché è un po' vivace il Scaramuzzi, però diciamo che è un ragazzo che durante la partita è stato abbastanza vivace, però poi ho visto fare una cosa che mi è piaciuta tantissimo, è andato a ciascun giocatore a dargli la mano e a salutare, anche ho visto dare il bacio, non il bacio sulle guance, e chiedere scusa per quello che ha fatto. Quindi con l'augurio che questo possa essere sempre, cioè la seconda parte di quello che ha fatto, possa essere sempre quello che lui poi faccia nel campo, nella vita, e cioè capire che nello sport come nella vita bisogna essere sempre corretti e onesti. Bravo. Questo. Bravo Riccardo. Bravo Riccardo. Allora. Prima di noi Riccardo. Premio per play. Consiste. In una maglia e una t-shirt. E anche. C'è. Sono due giocatori. Questa è stata offerta da Charlie Moda Sport. Premio per play. Sì. Dammi la mano. Questo ho premiato io, per quanto riguarda i capocannonieri e i secondi posti, i primi posti sono giunti. Quindi se chi può aspettare. Da Charlie lunedì a prendere perché non erano però viene qui in foto. Prima classificata, seconda. Prima classificata e ma qui c'è dita Charlie, bellissima, vai Alfonso, e ci ha chiesto che un po' la pubblicità la facciamo quelle che non utilizza più. Allora, premia presidente della Provincia. Applauso ragazzi, su. Invece la moglie di Mauro da consegna agli attestati, gli attestati. Fermi, attestati. Con la figlia, tu dai. Canonieri vinta dalla seconda. Voi avete fatto pure il primo posto.
perché no, di solito si fanno come secondo. Tu hai preso il tuo cittadino, bravo. Hai fatto il secondo? Oh, il secondo posto, torneo cittadino. Facciamo questa, va. Allora, secondo posto, torneo cittadino, perché c'è anche la coppa, il secondo posto, secondo classe di casa. Premia la mamma e la cognata. Eh sì, lo si accompagna. State intorno, ragazzi. Fate la foto qua intorno. Sì, sì, sì.